Buongiorno a tutte e a tutti. Cominciamo questo seminario che abbiamo organizzato come Associazione del Terzo Diritti in previsione del nostro congresso nazionale che comincerà domani. Come sempre, come nostra tradizione, prima del congresso dell'associazione organizziamo un seminario tematico per approfondire un po' meglio uno dei temi che noi affrontiamo durante l'anno. E sono seminari aperti di più di quanto non lo siano i nostri congressi. In particolare ci è sembrato che noi avessimo necessità, e secondo me ce l'abbiamo, di approfondire quanto sta capitando da qualche anno a questa parte del nostro paese rispetto al sistema della scuola, in particolare delle scuole pubbliche, e all'utilizzo manipolatorio che si fa della cosiddetta teoria del genere. Poi avremo modo di approfondire il tema, di approfondire la questione, ma ci è sembrato utile e necessario soffermarci su questa parte qua e chiedere soprattutto alle istituzioni un impegno particolare rispetto a questo tema che, come vedrete, come sentirete, ha molte e gravi conseguenze a livello educativo oltre che a livello della scuola. Io volevo introdurre il seminario con due parole due per specificare perché. Innanzitutto ringrazio davvero tanto la provincia di Arezzo e la regione toscana che sono stati molto gentili e molto accoglienti, devo dire, hanno immediatamente accolto la nostra proposta di seminario. Devo però non far finta di niente, devo dire che ci sono state delle difficoltà. Non parlo di quelle organizzative di cui poi potremmo parlare durante il congresso, e sono questioni, diciamo così, interne all'associazione. Il tema stesso è tema di che provoca ancora grandissimo imbarazzo e grandissime freddezze da parte soprattutto delle istituzioni a parlarne. Ed è stranamente la controprova di quanto sia importante che invece ci sia iniziative come queste. No? Io non sono particolarmente preoccupato del fatto che in questa sala non siamo tantissimi. Sono ben più preoccupato dagli effetti della manipolazione comunicativa che sulla cosiddetta teoria del genere si sta facendo nel nostro paese. Però andiamo per ordine. Meglio una relazione specifica, particolare, su che cos'è, come viene utilizzata, come viene raccontata, come viene narrata, e soprattutto, ripeto, come viene utilizzata la teoria del genere da parte del professor Bernini, io volevo chiamarti col cognome, Lorenzo Bernini, che è un mio amico, che è un professore dell'Università di Verona, che ci parlerà in particolar modo di questi aspetti. Io però voglio ricordare storicamente come è accaduto, che cosa è successo nel nostro paese, perché è davvero da manuale quanto è successo. Noi abbiamo sentore che c'è una opposizione alla, ripeto, continuo a chiamarla così, da teoria del genere, da quando ci fu l'opposizione ufficiale da parte di una parte del Ministero dell'Istruzione e della Conferenza Episcopale Italiana contro il famoso documento dell'Istituto Beck e dell'UNA. Perché si diceva, e allora, stiamo parlando di 2 o 3 anni fa, credo, c'era ancora ministra l'onorevole Guerra, perché si diceva che quel testo era stato pubblicato senza il controllo, senza le verifiche da parte dell'istituzione e c'erano concetti discutibili. In realtà in quell'ambito lì uscì fuori una posizione di origine, di matrice, Lorenzo mi correggerà se sbaglio, sostanzialmente di origine ecclesiastica che è data da molti più anni e che in Italia è stata mediata dalle posizioni del cardinale Ruini e di tutto quello che ha rappresentato il cosiddetto programma culturale della Chiesa Cattolica, c'è tutto, diciamo così, lo sviluppo di alcuni temi della Chiesa all'interno della società italiana che c'è stato negli ultimi 15-20 anni attraverso questo grande programma che si chiama programma culturale, appunto. Noi abbiamo avuto conoscenza mediatica soltanto quel caso lì, ma in realtà nella Chiesa Cattolica da tempo, nella Chiesa gerarchica, non nella Chiesa in generale, ma nella gerarchia cattolica, su indicazioni, su indirizzi specifici di alcuni studiosi
americani da tempo diciamo così, c'è l'occhio puntato su questa cosa. Il secondo caso sul quale è scoppiata la polemica nazionale, e noi siamo molto allarmati sulle posizioni assunte sia in Parlamento che fuori del Parlamento, è stato quello dell'UNAR e dell'UNAR e della sua strategia nazionale LGBT, che doveva, che voi ricorderete, aveva un asse, che era l'asse educazione, che doveva essere sviluppato insieme al Ministero dell'Educazione, con un corso di formazione rivolto agli insegnanti e una serie di corsi ai dirigenti scolastici, scusate, a livello nazionale, e poi una serie di corsi a livello locale attivati da altri organismi che facevano parte della rete, perché l'applicazione della strategia nazionale LGBT è stata fatta attraverso una collaborazione con la rete Rete, quindi con la Solidarietà. Ebbene, tutte le attività previste dalla strategia nazionale LGBT sono tutte state realizzate anche abbastanza bene, soprattutto, guardate, in due ambiti molto delicati e molto precisi, che sono l'ambito della sicurezza, si è lavorato abbastanza bene con le forze di polizia, e l'ambito del lavoro, Ministero delle politiche sociali, le regioni interessate, anzi la regione toscana addirittura, la referente per quanto riguarda queste attività, sono andate sostanzialmente bene, perché i dirigenti, i funzionari responsabili hanno partecipato all'attività di formazione e di sensibilizzazione su questo tema, raccogliendone, penso, spero, delle indicazioni utili su come lavorare contro omofobia e transfobia, che era uno degli obiettivi della strategia. Obiettivo assolutamente non riuscito per quanto riguarda il Ministero della Pubblica Istruzione, perché all'inizio il corso, al corso nazionale furono escluse tutte le associazioni LGBT, con una polemica molto furiosa, molto grossa, di una parte delle associazioni, che voglio ricordare, perché non tutte erano d'accordo, e ci si disse che non si poteva aprire questi corsi alle associazioni, perché sennò bisognava aprirli anche alle altre. Quali fossero state queste altre associazioni non c'è mai stato dato modo di capire, abbiamo ipotizzato che queste altre associazioni fossero quelle che sono tipo il Moige o dentro il forum nazionale delle associazioni che si occupano di genitori e di insegnamento, ma di fatto non c'è stato mai detto formalmente nulla rispetto, e sul contenuto soprattutto non è stato detto. Il risultato è stato che, secondo la polemica, dal Ministero dell'Istruzione è stato arrivato uno stop a questa strategia nazionale e è arrivato contemporaneamente uno stop alle iniziative marchiate dal Ministero su questo tema. Poi ci sono altre polemiche, altre cose, ma soprattutto queste due occasioni, questi due episodi ci hanno consentito di conoscere, chi sapeva, chi conosceva sapeva già, tutte le posizioni integraliste contro la cosiddetta teoria del genere erano già conosciute, le critiche contro la Bartolo, le critiche contro tutta una serie di studiosi che in questi anni avevano prodotto alcuni studi discutibili, se volete, ma comunque interessanti e comunque basati su basi scientifiche, non così prodotto della propria fantasia, conoscevano la matrice di queste polemiche. Politicamente, pubblicamente, queste cose sono scoppiate con più sicurezza. Ed è arrivata tutta la manipolazione. Noi siamo particolarmente preoccupati di quello che è successo e quello che continua a succedere, perché, a differenza di quello che si pensa, la realtà italiana non è quella che si legge soltanto sul quotidiano. Cioè, non sono i casi eclatanti di una preside o di un insegnante che dice delle cavolate, per usare un termine francese, sul genere, sugli omosessuali, perché sono state dette delle cose che vanno ben oltre la possibilità di querelare, sostenere la tesi che questi corsi servono agli omosessuali per far diventare tutti i bambini omosessuali, oltre che una fantasia, diciamo così, molto interessante sul piano psichiatrico, è una falsità assoluta, come sapete, ed è una falsità voluta, no? Queste altre tesi che poi vedremo sono falsità volutamente utilizzate. Ma ci preoccupa perché c'è un sommerso che noi abbiamo tentato in tutti i modi di rendere pubblico, e anche attraverso questa iniziativa di paure,
di autocensure, di non creiamo problemi nella scuola, che arrivano anche da presidi, da insegnanti, da genitori molto vicini ai figli. Cioè, paradossalmente, le iniziative che si facevano sul genere, in generale, contro l'omofobia, contro la sessuofobia, anche addirittura le semplici iniziative di educazione sessuale, perché hanno contestato anche questo, che si facevano fino a 3-4 anni fa, adesso è diventato molto più difficile attivare. Perché c'è un passo indietro rispetto a chi poteva, barra doveva, promuoverle. Perché, contrariamente a quello che si dice, nelle scuole ci va soltanto se c'è l'accordo delle scuole su queste iniziative. Non è possibile fare iniziative contro il volere delle scuole, contro il volere del collegio docente, contro il volere dei nostri istituti. Quindi tutte le iniziative che sono fatte in questi anni nel nostro paese, comunque che rimangono poche, rispetto al contesto europeo, sono state fatte seguendo la normativa esistente. Ora c'è una novità. Ci sono due novità, secondo me, che dobbiamo tenere conto, delle quali dobbiamo tenere conto. Sono parziali, ma intanto sono novità. Innanzitutto c'è una posizione ufficiale sia del sottosegretario Faraone che del ministro Giannini, che si sono espresse anche l'uso del femminile plurale, si sono espresse molto criticamente contro questa teoria. Siamo di fatto rimasti anche noi stupiti, perché per un anno e mezzo o due abbiamo chiesto che il Ministero si esprimesse in modo ufficiale contro queste cose. Devo dire che le dichiarazioni pubbliche sono ottime da questo punto di vista. Non corrispondono però alla realtà della vita amministrativa delle scuole, perché contemporaneamente il governo, il Ministero dell'Istruzione, ha emanato una circolare per chiarire che la cosiddetta buona scuola, cioè la nuova legge che prevede, come sapete, un interessamento dentro il POF, dentro i piani di formazione scolastici, dell'inserimento in questi piani della tematica dell'educazione contro la violenza di genere e contro le discriminazioni, finalmente. Tutta questa circolare nata al Ministero sostanzialmente è una difesa della buona scuola, una negazione dell'esistenza della violenza di genere, ma non è il contrattacco che noi speravamo e immaginavamo, non è la denuncia esplicita che invece pubblicamente è stata fatta del tentativo di manipolazione di questa teoria, manipolazione del pensiero e della vita stessa delle persone che nella scuola vivono. Perché di questo nulla si dice. Anzi, nella circolare del Ministero sostanzialmente si legittimano gli interventi potenziali, possibili, dei genitori contro l'inserimento di questi temi nelle scuole, anche in parte contraddicendo la stessa buona scuola, perché c'è questa ambiguità di fondo enorme, gigantesca, per cui si usano le formulazioni generiche di lotta contro le discriminazioni, dicendo il vero ministeriale che ci si occupa di tutte le discriminazioni, e di lotta contro la violenza di genere, sottintendendo la violenza di genere intesa come quella maschile contro le donne, ma non quello che la definizione di genere comporta, cioè la violenza di genere, un genere contro l'altro, no? E contro il genere più debole nella situazione specifica. Lo ricordiamo, la previsione degli interventi nelle scuole contro la violenza di genere era già esistente nel nostro ordinamento. La stessa Convenzione di Istanbul e l'adesione alla Convenzione di Istanbul dalla parte del governo italiano prevedeva questa cosa. Quindi siamo contenti che la legge sulla cosiddetta sulla buona scuola la richiami, ma non c'è nessuna novità, era già previsto. L'unica vera novità di questa legge, la legge sulla buona scuola, è l'allargamento di queste iniziative al tema della lotta contro tutte le discriminazioni. Questo è oggettivamente una novità rispetto al contesto normativo nazionale. Allora abbiamo queste due novità. Formalmente esiste questa possibilità di lavorare nelle scuole su questi temi con dei off, e ufficialmente possiamo farlo.
siamo in attesa di conoscere quello che il governo deciderà rispetto agli effetti delegati sulla legge della buona scuola, perché questo è il passaggio, questo è uno dei passaggi importanti, no? Ci sarà un decreto delegato specifico sui TOF. Il governo e il Ministero dell'Istruzione ha detto in più riprese, in più contesti anche pubblici, che avrebbero avuto un confronto con l'associazionismo e con gli enti locali su come promuovere questo tipo di insegnamento. A me non risulta, a noi come associazione non è arrivata nessuna richiesta di contatto, men che meno l'istruzione è arrivata. Quindi non sappiamo che punto siano questi decreti, ma questi decreti sono poi quello che nella pratica dell'attività scolastica si applicherà. Quindi dobbiamo essere molto attenti a questa partita qua. Molto attenti per capire se questa apertura della legge sulla nuova scuola sia un'apertura vera o non sia invece un escamotage per, non lo so, farci bene in tutta l'Europa che parliamo anche di lotta alle discriminazioni, ma in realtà di fatto non farlo. E l'altra cosa che finalmente, almeno una volta, il ministro Giannini, oltre che il sottosegretario Caroni, hanno espresso formalmente un'opposizione su questo tema, non lasciando da soli quei presidenti di provincia, quei presidenti di regione, quegli assessori regionali, provinciali che ci sono, che hanno messo la faccia su questo tema. La vicepresidente del Senato, l'onorevole Fedeli, che avevamo invitato, non poteva venire, più spesso e volentieri ci ricorda che quando va in giro a parlare la contestano, si organizzano per andarla a contestare dicendo che lei è una sostenitrice della teoria del genere, la vicepresidente del Senato, non so come dire, cioè stiamo parlando di cose che io che faccio politica da qualche anno sono basito che si possa arrivare a questo livello di mistificazione e di violenza, perché di fatto è. Perché poi, dietro al fatto di essere sostenitrice o sostenitore della teoria del genere, ovviamente, c'è tutte quelle cose che ho solo citato e che poi sentiremo, tutto quel pensiero negativo, quelle vere e proprie finzioni, perché sono finzioni che sono create su questa storia, no? Noi siamo i cattivi che vogliamo che i bambini, sui bambini ci possa essere trasgressione, vogliamo trasgredire quei bambini. Ora, il senso di questo seminario era proprio questo, cioè tentare di dare una mano per invertire, diciamo così, la tendenza che è in atto, fortissima nelle scuole, perché attraverso la lotta contro il cosiddetto teoria del gender, di fatto le forze legate a questo tipo di, diciamo così, di campagna infettiva, stanno mettendo in discussione decine di anni di iniziative di educazione sessuale, di educazione alla parità di genere e di tutte le iniziative che hanno a che fare con il genere. Perché l'altra cosa molto preoccupante che noi continuiamo a dire tanto tempo, ma non si è percepita, cioè solo chi ha sbattuto il naso contro la realtà si è reso conto di questa cosa, è che chi combatte contro la teoria del genere in realtà ha un obiettivo specifico, quello di combattere contro la parità dei gay con gli etero, scusate la semplificazione, ma di fatto è questo, ma ha anche un altro obiettivo, che è quello di mettere in discussione tutto quello che in questi anni si è fatto sulla parità di genere, cioè la parità tra uomo e donna, perché che cos'è, che cosa non è, cosa c'è dietro la teoria che vuole questa fissità biologica del ruolo con l'orientamento del ruolo di genere con l'orientamento sessuale, e quindi alle donne viene assegnato per natura un ruolo di un certo tipo e agli uomini viene assegnato per natura un ruolo di un altro tipo, no? Che è totalmente contrario alla scienza, alla sociologia, a quello che noi stiamo discutendo, guardando, osservando nei bambini da decine e decine di anni. Quindi, diciamo così, siamo di fronte a una cosa che è davvero molto importante, perché, e poi mi taccio davvero perché ho fatto un'introduzione troppo lunga, si basa tra l'altro su una cosa che vorrei segnalarvi, che è stata storicamente il tema che viene utilizzato contro le persone omosessuali, cioè che noi siamo, che le persone omosessuali sono coloro che traiano i bambini. Giù le mani dei bambini era lo slogan
del leader del movimento contro il movimento omosessuale che nei primi anni 70 nacque negli Stati Uniti. Perché voi dovete sapere che il movimento omosessuale, se non lo sapete, vi informo, anche ve lo ricordo, il movimento omosessuale nato nella seconda, dopo la seconda guerra mondiale, quello degli anni, dopo gli anni 60, ha avuto in Inghilterra e negli Stati Uniti due grandi avversari di popolo, di massa, negli Stati Uniti e in Inghilterra basati su ampie zone del protestantesimo. Il cattolicesimo si è mobilitato dopo, da questo punto di vista, ma che si basavano su questo. Cioè i diritti delle persone omosessuali vanno a questa cosa, i diritti delle persone omosessuali è falsa, perché agli omosessuali e alle lesbiche e ai transessuali e agli intersessuali neanche meno, manco esisteva, e le persone transessuali neanche parlarne, non si possono dare diritti perché c'è un attentato all'integrità dei bambini. Questa associazione è sempre stata molto forte, è un'associazione, diciamo così, molto mediatica, molto facile. Tutte le mamme, tutti i papà, quando sentite parlare di educazione, di adozione, di famiglia, si arricciano il naso quando si parla di adozione con le persone omosessuali, no? Perché è come se ci fosse un cortocircuito fra orientamento sessuale e genitorialità e rapporto con il bambino. Questo è culturalmente quello importato, ed è un portato davvero molto pericoloso. La battaglia in quegli anni fu vinta contro le leader di questo movimento, che addirittura chiesero scusa per le tesi che avevano sostenuto. Allora, la Chiesa in ambito cattolico, questa cosa ci ha messo un pochino più di tempo per arrivare, ma è arrivata molto potente e molto forte, con il massimo delle nostre impressioni, perché il Papa le ha dato un riconoscimento formale che nessuno mai aveva dato a questa tesi. Persino le chiese protestanti, persino sia quelle inglesi che quelle anglosassoni che quelle statunitensi, a parte i leader, alcuni leader che su questi temi sono espressi, ma in realtà di fatto non hanno mai assunto posizione ufficiale. Su questo tema il Papa ha preso una posizione ufficiale. Ecco perché siamo qui. Ecco perché ringraziamo tantissimo Radio Locale per mandare in onda, come sempre fa, i nostri congressi e le nostre iniziative, in particolare questa, perché è importante parlarne, è importante approfondire i temi, è importante che sul territorio si possa organizzare l'iniziativa contro questo tentativo e per riportare nelle scuole un tema che è quello all'educazione, alla affettività, alla sessualità e contro le forme di sessismo, compresa l'omofobia e la transfobia, che rischiano di essere espulse. Quindi io ringrazio tantissimo quelli che abbiamo invitato a parlare e io comincerei, se non siete d'accordo, con Lorenzo, perché così ci approfondisce un po' meglio le poche cose un po' confuse che io ho detto su Teresa Gender, che invece lui ha avuto modo di studiare e approfondire molto di più. È arrivato anche il professor Bacchini, se è vero, benissimo. Allora vieni a sederti, ti aggiungo una sedia, o se no vieni in prima fila perché quando poi vuoi parlare. Bene, devi venire qua a parlare perché questo microfono non si può spostare, per avere un po' un problema. Cioè, a questo quello.